Bell'intervento del portiere. Rimessa in gioco dunque. Passaggio intercettato. Il pallone ha superato la linea, rimessa laterale. Palla riconquistata immediatamente. Bandele Alli. Palla allontanata senza troppi complimenti. Prova il filtrante. Agüero. Ci mette la testa. Hanno trovato il gol. Aveva tutto lo specchio della porta a disposizione e non ha mancato l'appuntamento con il gol. Male la difesa. Non puoi concedere occasioni del genere all'avversario. Devono fare più attenzione. Non possono lasciarli arrivare a un passo dalla porta. Perfetta parità dunque. Questa è una partita in cui non è facile creare occasioni da gol, ma lui ce l'ha fatta, e come? Hanno già riconquistato palla. Mendy prova a innescare un'azione offensiva. João Cancelo. Palla che supera la linea laterale, sarà rimessa. Rodri riesce a resistere all'assalto dell'avversario. Ha provato l'azione individuale, senza successo però. Prova a verticalizzare. Allarga il gioco con palloni a sinistra. E no, niente, è finito il fuorigioco. Fa del suo meglio per allontanare il pericolo. L'azione si stava facendo pericolosa, ha preso bene. Ai, stanno correndo rischi davvero inutili. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Il Manchester riprende subito il possesso della sfera. De Bruyne. Si fa trovare pronto e allontana il pallone. Ecco Sané. Cerca il passaggio profondo. Chance per tirare. Ed eccolo il gol! Ecco il gol! E adesso possono tornare a controllare il match. Doveva solo spingerla in rete. Un gol facile per lui. Lo hanno lasciato troppo libero di controllare il pallone e concludere a rete. Ma è riuscito a sfruttare al meglio un'imbeccata perfetta. Gran gol! Adesso conducono. Anche se solo con un gol di scarto. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Alli! Hanno saputo reagire, hanno trovato il palo. Grande colpo di testa, rapido, preciso. Questo è un colpo di testa da manuale. La coordinazione perfetta e l'impatto con il pallone preciso. Niente da fare per il portiere. Nuovamente in parità. Non mollano mai. È evidente che si sono adagiati sugli allori dopo aver segnato. Anche se dobbiamo dare merito agli avversari, hanno saputo spingere forte subito. Il Manchester se la cava anche con un pizzico di fortuna. Laporte è stato provvidenziale. Ha fatto l'unica cosa possibile e l'ha fatta bene. I compagni devono ringraziarlo. De Bruyne. Silva, De Bruyne. Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Fa sportellate con il suo marcatore. Kane. Si libera della palla ed evita complicazioni. João Cancelo, di forza. João Cancelo riesce a rubargli il pallone.
cerca l'uomo là davanti. De Bruyne, bell'intervento difensivo. Allontana il pallone. De Bruyne, intervento completamente sbagliato, calcio di rigore, nessun dubbio. L'arbitro ha indicato chiaramente il dischetto. Prepariamoci ad assistere a un tiro dagli 11 metri. E adesso c'è ovviamente moltissima pressione. Questo può essere un episodio chiave. Insacca le spalle del portiere. Ha mantenuto i nervi saldi, freddissimo. Un rigore coraggioso. Se il portiere fosse rimasto fermo l'avrebbe parato facilmente. E passano in vantaggio. Non impensierisce la difesa. È libero di creare pericolo. Ecco un'occasione di contropiede. Bandele Alli cerca il pallone filtrante, ma c'è il recupero della difesa. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Qui può partire il contropiede. Rodri. Cerca la profondità, palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. Spazza via prontamente. Kane. E guardaline ha alzato la bandierina, fuori gioco. Sarà comunque rimessa in gioco con le mani. Intercetta la rimessa, bell'anticipo. Vertonghen. Sanchez. Aurier. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Gioca con un pallone lungo. E attento e allontana senza problemi. È stato un bel primo tempo. L'euforia sembra riempire l'aria, Fabio. I tifosi avrebbero voluto che il primo tempo non finisse mai. Non so se la gara continuerà su questi binari nella seconda parte. C'è anche un vantaggio da difendere. 5 gol nella prima frazione, un grande primo tempo, 3-2, emozioni a non finire. Speriamo che dopo l'intervallo la partita riprenda sugli stessi binari. Thank you.
Si parte per la seconda frazione di gioco. De Bruyne. C'è la palla lunga in avanti. Hanno già riconquistato palla. Gioca una palla lunga. Filtra la palla in profondità. Il cross di De Bruyne. Spazza via senza fronzoli. Libera al momento giusto. L'azione riprenderà con una rimessa laterale. Decide di non rischiare. La difesa riesce a spezzare l'azione. Il Manchester si riappropria del pallone e può reimpostare il gioco. Bandele Alli prova con la palla lunga. Cerca il passaggio filtrante. Kane ha tentato in tutti i modi di raggiungere il pallone, ma non è riuscito ad approfittare dell'occasione. Respinta della difesa. E fuori, ci sarà rimessa laterale. E la difesa non si fa cogliere impreparata. Prova a scavalcare avversari con una palla lunga. De Bruyne può concludere. De Bruyne riconquista la palla. Questo errore potrebbe essergli fatale. Trova il compagno in qui David. Miracolo di Gazzaniga. Gli nega la gioia del gol. Che parata! Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava, Fabio. Smanaccia, via via il pallone. Mendy. De Bruyne raccoglie un passaggio dalle retrovie. Si fa trovare al posto giusto e allontana. Silva. Sané. Cerca lo spunto. La butta via e fa respirare la difesa. Prova a giocarla in profondità. Ci mette una pezza. Intervento provvidenziale suo. Aiai, stanno con Agüero. La mette in rete. Due gol in più. E partita saldamente nelle loro mani. Si è avventato sul pallone, l'ha messo dentro. La difesa ha sbagliato, ma lui è stato bravissimo a seguire l'azione e a indurli all'errore. E ora ci sono due gol a dividere le squadre. So!
sbroglia la situazione. Mette la palla in avanti, allontana il pericolo. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Lucas Moura. Opportunità di ripartire. Mendy. Fernandinho. Sané ha una buona opportunità. Prova la conclusione. E arriva il gol. 3 gol di vantaggio. Si spegne la luce per gli avversari. Ha avuto tutto il tempo per coordinarsi, non poteva sbagliare. Si è inserito molto bene nello spazio e ha concluso con freddezza. 3 gol di vantaggio e risultato in tasca. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Sissoko. Lungo passaggio in avanti. Gabriel Jesus. Bernardo Silva. Rodri. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Scodella in avanti. Cercano un'azione veloce. Kane. Pallone intercettato. Intervento davvero provvidenziale. Ha spaventato la difesa, sì, ma non si può fare sempre tutto da soli. C'erano buone opzioni di passaggio. Aurier ha capito tutto. Kane. L'arbitro dice di aspettare prima di riprendere il gioco. Il mister vuole... Para con grande sicurezza! Scatta verso il pallone. Lo Celso. Riceve un bel pallone. Vertonghen. In questa azione mancata un po' di inventiva forse. Cercavano lo spazio per affondare. Questo errore potrebbe essergli fatale. Avanza... Sané! Non trova la porta. Hanno nuovamente dimostrato quanto sanno rendersi pericolosi sfruttando le ripartenze. Ben fatto, è intervenuto quando c'era De Bruyne. E il portiere si oppone in maniera eccezionale. E fuori gioco. Moussa Sissoko. Palla in profondità per il compagno. Sulla fascia, è libero. Se ne va. Intercetta il passaggio, pericolo. Allontana il pallone. E credo si tratti di rimessa dal fondo. Un pressing che non definirei asfissiante alla fine. Cercano di mantenere le distanze per evitare inserimenti in velocità dietro le loro linee.
È una buona scelta se gli attaccanti avversari sono rapidi nello spazio. Cross deviato dal difensore, corner. Salta e colpisce di testa. Niente da fare, ha perso una buona occasione. Stanno correndo rischi davvero. Bernardo Silva, gol, non sbaglia. Siamo spettatori di una gran goleada, non sembrano saziarsi. Da lì è senza difensori e impensierirlo sarebbe stato veramente più difficile sbagliare. Questo è un clamoroso errore di marcatura. Non si può lasciare libero un avversario di fronte alla porta e sperare che non faccia gol. Ormai sembra una partitella d'allenamento. Controlla la palla e inizia ad accelerare. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Aurier. Intervento deciso. Tutto regolare secondo l'arbitro. Palla riconquistata immediatamente. Un'entrata in scivolata da manuale. Sventa la minaccia. Mendy si lancia sulla fascia sinistra. Lancia il compagno nello spazio. Palla intercettata. Spazza il più lontano possibile. Sanchez. Bernardo Silva. Iniziativa promettente, ma gli avversari hanno fatto buona guardia. Ecco il filtrante. E sarà tiro dalla bandierina. Con la testa, il portiere dice di no. Il quarto ufficiale di gara mostra che saranno tre. Intervento scorretto, sanzionato dall'arbitro. Capita a volte di perdere la testa e di commettere falli come questo, che sono inutili e dannosi. La difesa fa il suo, allontana la palla. E passa. Pallone lungo in verticale. È tutto. L'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della gara. Hanno dimostrato grande maturità oggi. Non è facile ribaltare una partita che si mette male. Per concludere l'analisi, a te invece che partita è sembrata, Luca? Aspettavano questo primo gol fuori casa, l'hanno ottenuto e hanno portato a casa la vittoria. Gran giornata per loro. Non ci resta più molto tempo. Un grazie a Luca per avermi affiancato nella telecronaca. Ricambio ringraziamenti.